Ducato di Urbino vantava una tradizione secolare nell'arte della maiolica. Manufatti da pompa, dai colori vibranti, furono apprezzati da molte corti italiane. I centri più produttivi furono Urbino, Pesaro e Urbania, antica Castel Durante. Il prestigio goduto da Raffaello in queste terre trionfò nei modi e nei motivi delle maioliche cinquecentesche. Gli artisti locali attingevano ai suoi disegni, diffusi all'epoca da numerose incisioni. Nicola da Urbino, maestro maiolicaro, fu artefice di un capolavoro tra i più delicati e rari del Rinascimento italiano. Una coppa in maiolica lustrata, conservata ai Musei Civici di Pesaro. Vi figura San Giuda, tratto da un'opera di Raffaello. Ben presto, tra i maiolicari del Ducato, si affermò il gusto delle cosiddette raffaellesche. Questi motivi decorativi furono riprodotti da Raffaello negli affreschi delle logge vaticane, a Roma, ispirati alle grottesche della Domus Aurea di Nerone. I maiolicari locali ripresero quelle decorazioni fantastiche, composte da putti, creature mostruose, figure allegoriche. Immagini brillanti, libere, su uno sfondo di smalto bianco. La maiolica decorata a raffaellesche si impose sul mercato nazionale, dettando la moda nelle corti d'Italia del Cinquecento.